Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Teleradio Adige speciale coronavirus. La protezione civile sta allestendo in queste ore alcune tende fuori dal pronto soccorso dell'ospedale di Verona. Serviranno per il prefiltraggio di casi di coronavirus se dovessero presentarsi. Una direttiva regionale per alleggerire il più possibile i flussi all'interno dei reparti. All'interno verranno svolte attività di raccolta dei tamponi di controllo e verifiche sulle persone che si dovessero presentare. Un polmone di sfogo in caso di molti pazienti, così il presidente Zaia, che ha disposto l'allestimento delle tende, oltre che fuori dall'ospedale di Verona, da quello di Padova, Mirano, Dolo, Belluno e Feltre. Sesto decesso per coronavirus in Italia. Si tratta di un 80enne di Castiglione d'Adda risultato positivo al virus. Giovedì scorso era stato portato dal 118 all'ospedale di Lodi per un infarto, stesso giorno in cui era arrivato il 38enne, il primo paziente risultato positivo al coronavirus. Smentita invece dalla regione Lombardia la notizia sulla morte di una donna di ospedale civile di Brescia per il coronavirus. Sono saliti a 32 contro i 27 di stamani i casi confermati di coronavirus in Veneto. Si tratta di 24 pazienti del cluster di Vo' Euganeo, 4 casi di Mirano e 4 casi a Venezia. I 5 nuovi casi rientrano invece nelle 3 aree individuate. In particolare per quanto riguarda il focolaio di Vo' Euganeo, i pazienti ricoverati sono 10. Per il cluster dell'ospedale di Mirano vi è un paziente ricoverato in terapia intensiva a Padova e 3 operatori sanitari non ricoverati. Per Venezia, infine, i pazienti ricoverati sono 3. A Verona invece la sezione scaligera della Croce Rossa ha diramato una nota in cui chiarisce che non sono i loro volontari a vendere mascherine fuori dall'ospedale. Le persone vestite con divise simili alle originali sono state viste vendere appunto mascherine fuori dall'ospedale di Borgo Roma. Una truffa che si assomma ad altre mandate avanti in diverse zone del paese in questi giorni, spesso ai danni di anziani. E un invito a restare tranquilli giunge anche dal sindaco di Verona Federico Sboarina. L'ordinanza regionale ha il preciso scopo di tutelare l'incolumità di tutti i veneti. Per quanto riguarda i veronesi, già da domenica pomeriggio sono al lavoro per coordinare gli interventi necessari alla nostra città, così il sindaco. Ricordiamo infine che è attivo da ieri il numero verde della Regione Veneto 800462340 per informare i cittadini. I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma che non hanno alcun sintomo, che presentano sintomi lievi, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che, in base alle notizie riferite, fornirà tutte le informazioni e le istruzioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della Regione Veneto 800462340. E questa era l'ultima notizia. Radio Adige Verona Network, tornata tra un'ora.